Chi l'ha ridoppiato? Non è lui. Ma perché non l'hanno fatto fare a lui? Ma perché gli attori non la vogliono fare questa cosa? Ma c'hanno ragione. Bomba ragazzi, benvenuti a un nuovo video dove reagiamo ai doppiaggi a tema natalizio, perché siamo sotto le teste e c'è l'albero. E ci schiacciano perché siamo sotto le teste. Auguri, eh. E la prima volta avevo Scattorine e Donolato. La seconda volta avevo Prata e Paolo. Prendiamo Scattorine e Prata? No. No. Paolo e Donolato, che sarò io oggi, diciamo, il veterano. Okay. Nel caso di Gabriele sono il veterano perché lui è un novizio. Caso tu mio, sei il veterinario. Il veterinario perché tu sei un animale. Che cosa vuoi, Mary? Vuoi dirmelo? Vuoi la luna? Se la vuoi, io la prendo. Ma questa è la vita, è meravigliosa. Sì. E poi? Si dissolverebbe in te e infiniti raggi d'argento brillerebbero nei tuoi occhi, nei tuoi capelli. Ho forse parlato troppo? Sì. Baciala invece di annearla con le chiacchiere. Ma invece di? Faresti meglio a baciarla invece di chiacchierare. Dici che devo baciarla? Dici che devo baciarla? È quasi, hanno quasi degli accenti, ma in realtà... Ehi. Mettilo in inglese, ti faccio notare. What do you want? You want the moon? Just say the word now. You want the moon? Say the word. Sound right. And the moonbeams that shoot out of your fingers and your toes and the ends of your hair. Senti cosa. Yes! Why don't you kiss instead of a tongue at a death? Quando chiedono, è cambiato il modo di doppiare? Si è voluto il modo di doppiare? Sì, ma non si è voluto perché si è voluto il doppiaggio. Si è voluto perché si è voluta la recitazione degli attori americani. Stando in ambito attori americani, senti come recitavano loro? Recitavano molto di maniera. Automaticamente il doppiaggio era di maniera. Se io adesso doppiassi questa scena, la sbaglierei perché ho una recitazione adeguata ai canoni moderni. Anche in originale, adesso, un attore americano la reciterebbe completamente diversa questa scena. Quei toni, quelle cantine. Lene non fanno più parte di quel tipo di recitazione. Prendi Clark Gable, prendi Via col vento. Era molto sopra le righe, ma lì funzionava perché si recitava in quel modo. What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. Vorrei rivedere un pezzettino di quello in italiano, perché è vero che è molto di maniera quella in inglese. Non lo so, mi fa un effetto strano, forse perché sono italiano e quindi ascoltarmi in italiano strano mi fa più strano che ascoltarmi in inglese strano. Certo, assolutamente. Che cosa vuoi, Mary? Vuoi dirmelo? Che cosa vuoi? Vuoi la luna? Vuoi la luna? Se la vuoi! Si dissolverebbe in te e infiniti raggi d'argento brillerebbero nei tuoi occhi. No, effettivamente è in linea. Esatto, è in linea, funziona, è uguale. Cosa adesso diceva il tizio? Cioè, non è che non abbiamo capito cosa diceva. Baciala invece di annearla con le chiacchiere. Annearla. Credo annearla. Forse alienarla, non lo so. In regione cosa dice? Why don't you kiss instead of a tongue at a death? Ah, perché parla male lui, parla male, quindi non si capisce. Anche qui c'è un adattamento. Certo, ma è giusto che venga fatta questa cosa. Adesso veniamo da decenni di scuola di doppiaggio. Lì erano attori di teatro che andavano a doppiare, quindi non era la loro attività principale, mentre adesso ci sono doppiatori che fanno solo doppiaggio, per esempio. Adesso il doppiaggio è molto colloquiale, diciamo. Si usa l'alfabeto cinematografico. Si parla. Una cosa che fa tanta impressione lavorando all'interno del mondo del doppiaggio è sapere come veniva fatto prima. Adesso con i software è tutto immediato. Sì, beh, prima era molto prima più era molto più complesso. C'erano i NAS, dovevi prenderle tutte bene, dovevi farle bene perché si lavorava in coppia. Adesso bisogna andare in sync anche con lui. Andiamo avanti, vediamo la prossima clip. Cosa abbiamo? Classico. Il film di Natale per eccellenza. Idromassaggio, signore? Ecco, lo sapevo che eravate tutti finocchi. A me le mani addosso non me le mettete. Si tratta di un massaggio con un getto d'acqua. Credo che sarà di suo gusto. Ehi, che belle bollicine! Quando ero piccolo, per fare l'idromassaggio sparavo certe bombe dentro la vasca. Che bello! Bollicine! Tonino a colla. Wow. È il mio doppiatore preferito. Cioè, senza dubbio. Jacuzzi, sa? You see, man, I knew y'all was faggots, man. You ain't jacuzzi nobody. It's a whirlpool bath, sir. Hey, bubbles, man. Say, man, when I was growing up, we want jacuzzi, we had to fart in the tub. Qui possiamo notare una cosa. La risata di Tonino a colla non è la risata di Eddie Murphy. Lui fa mentre Eddie Murphy fa Eddie Murphy per me è tipo, lo so, Dio. Sì, è vero, confermo. In molti film Eddie Murphy fa solo così e non emette suono. Nella versione italiana c'è la risata di Accolla. La risata è di Tonino a colla, ma in realtà Eddie Murphy.
Ti aspettavamo. Buon Natale. Ero al parco. Buon Natale. Non sono pazzo! È la vigilia di Natale! È l'unica notte in cui siamo tutti più gentili! Voi potete uscire e dire ciao a questa gente, prendere una vecchia coperta dall'armadio e dire tieni, preparare un panino e dire oh, a proposito, tieni! Se voi date, allora potrà accadere, allora il miracolo accadrà a voi! Io ci credo ora! Io credo che questo mi accadrà ora! Sono pronto per questo! È stato il grande direttore doppiaggio dei film di Mel Brooks. Ah! È la voce del principe Giovanni, ti ho divenuto un uomo in calzamaglia, che lo fa in romano. Ma che t'annuncio? Ma sono mica mia ste bulle. Vengono da Iacuzzi. Ma è sempre stato lui a fare... No. La sua voce era Oreste Rizzi. Il tuo nuovo libro si chiama La fine del mondo. Ci puoi dire quando avverrà o dobbiamo comprare il libro? Infatti quando è iniziata la clip... Che è fatto strano, perché tu hai in mente la voce di Ghostbusters. Sì, fantasmi, l'ho visto anche più di una volta all'epoca, però... Non ci fai caso da ragazzo. Mm. Cambiano voce gli attori, no? Comunque un monologo... Bellissimo, c'era sentito. C'era tutta l'emozione che gli vedi in faccia. Assolutamente, hai detto bene, quello che gli vedi in faccia. Un doppiaggio fatto bene non è quello che doppia la bocca, è quello che doppia gli occhi. Anche il mio insegnante, ma tutti, è proprio una cosa che si usa dire, anche sì, a te l'avranno sì, detto, doppiagli gli occhi. Mi facevano mettere la mano davanti per dire guardagli gli occhi e prova. Se l'attore è bravo e tu hai le capacità per farlo, basta che gli vai dietro. Se l'attore è cane è un problema. Perché se tu sei più bravo di lui, fai cacare. Ma vediamo un attimo Bill Murray l'originale. It's a one night of the year when we all act a little nicer, we smile a little easier, we cheer a little more. Sì, lui sì. Ecco, tu pensa avere un copione di uno che ha improvvisato. Anche perché magari ci sono queste esitazioni, questi balbetti. Tu ce li hai scritti e lui li fa perché recita, perché improvvisa. Ma tu ce li hai scritti e li devi fare facendoli risultare veri. Lo so, perché Zachary Levi nel primo Shazam non fa altro. E probabilmente anche nel secondo. Auguri, buon Natale. You want every day of your life and it can happen to you. I believe in it now. I believe it's gonna happen to me now. I'm ready for it. Wow. Prima riandare su quelle in italiano, sul finale di quelle in italiano. Sì, perché tu hai sentito le lacrime di Bill Murray, no? Mi ricordo che si sentivano, voglio rivedere. Io ci credo ora! Io credo che questo mi accadrà ora! Sono pronto per questo! Proprio lo sgrano della voce, meraviglioso. Questi sono maestri. A Natale, che c'è il pandoro, il panettone. Buoni. Lieviti. Pensate, ma io ti regalo... La pizza! La pizza di Prozis! Posso mangiarla? Sì, ma anche i cereali con le proteine, il cioccolato bianco. Sono dei tenerti in forma, Gabriele. Guarda Paolo, più di 40 anni, è un fisico da 39enne. Ma... che è incredibile! Al bacon! Se Prozis fosse... Se io gestisco... Se Prozis... Sai che c'è la Oz? È il mago di Oz. Cosa? Cioè, pensi Timothy? Billy? Amy, mangia di sta roba, te la regalo, sì. Auguri. Se siete di corsa avrete furia per fare il regalo agli altri, prodotti Prozis col codice sconto MERLOZ10. Poi c'è l'offerta di Natale, c'è qua. Che cazzo hai detto? Regalatevelo a voi, regalatevelo voi. Will and I are so excited for you to è fuori sync. Musical Spirited. Now we want to dispel the rumors that we didn't do all the singing ourselves. This is 100% pure Ryan and Will here. Hold on a second. È proprio di un nuovo film di Natale. Sorry Ryan, it's been a long time since I've done this. I thought you sounded great, Ryan. Thank you, Will. È geniale. Nailed it. È geniale. Loro interagiscono col loro doppiaggio. Lì funziona già diversamente. Perché io che parlo inglese dovrei essere doppiato in inglese? Infatti non ha senso. Quanto sarebbe figo con i doppiatori italiani, in questo caso Pino Insegno e Francesco Venditti? Dovrebbero farne una per ogni paese. Questa cosa qui è tipo Gandalf e Silente, ma fatto invece che con l'animazione e il voice actor. Con gli attori. Come ti permetti? Il presidente di una scuola. Come ti permetti? Intanto io mi sposto per fare... Do you really think you have a chance against us, Mr. Vabbè. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Clamore. Questo è il Natale per me. Vediamolo in italiano. Credi sul serio di avere qualche speranza, povero cowboy? Yippee-ki-yay, pezzo di merda.
Allora, qui c'è un cambio clamoroso. Hippie-ki-yay. Hippie-ki-yay motherfucker diventa hippie-yay pezzo di... Che, vabbè, è una cosa tipicamente americana. No. È una roba da sai perché è pezzo di... e non figlio di puttana? Se tu fai motherfucker e poi fai figlio di puttana, hai una F su una P. E una P su una F. Ok. È più pezzo di... Un pezzo di merda o un motherfucker? Secondo me è un motherfucker. Eh sì, pezzo di mamma. Motherfucker è più forte. Sì, molto più forte. Però qui non è tanto il motherfucker, Filippo, quanto l'ipikayay che diventa ipiayay. E questa come la spieghiamo? Fammi sentire un attimo in italiano, per favore. Ipiayay, pezzo di merda. Chiedigli della Pellicino. Adesso glielo chiamiamo a Roberto. Quando noi ci lamentiamo della censura italiana, non abbiamo idea di cosa fanno in America. Cosa fanno in America? Non lo so. Sulla TV nazionale, immaginati la Rai americana, quando ci sono le parolacce dei film, le ridoppiano per toglierle. Quindi se tu guardi un film famoso sulla TV nazionale americana, è ridoppiato. Senza parolacce. No, solo le parolacce sono ridoppiate. Bello, aspetta, vai. Wow. Yippee-ki-yay, Mr. Falcon. Ma chi l'ha ridoppiato? Non è lui. No, ovviamente no. Ha fatto Yippee-ki-yay, Mr. Falcon. Ma perché non l'hanno fatto fare a lui? Ma perché gli attori non la vogliono fare questa cosa? Ma c'hanno ragione. No, certo, però cioè, immagina di se un anno dopo, due anni dopo che è uscito il film, arriva la TV, la Rai del caso e ti dice Bruce Willis, avremo bisogno di parolacce. Yippee-ki-yay, motherfucker. Aspetta, fermi, c'è il maestro. I'm trying to find the toy. Do you have any more in the back? These two are looking for a Turbo Man. Now what's so funny? What's so funny? Where have you guys been? Turbo Man's only the hottest selling Christmas toy ever. We ask you Christmas spirit. That's better. The last one just left. Some lady had it on layaway. A lady? Yeah. What lady? Just short, with a fur coat. Fur coat. Uh-huh. Sorry, buddy. Oh. Sorry, buddy. Allora, io questo film l'ho consumato quando ero ragazzino. Una promessa è una promessa, perché a casa mia si guardava in continuazione. Schwarzenegger è un padre di famiglia che fino all'ultimo non fa il regalo di Natale al figlio, che vuole il Turbo Man, e si sveglia il 23-24 dicembre, all'ultimo momento lo va a cercare e tutti lo perculano perché è introvabile. Il giocattolo di Natale più venduto nella storia. Ora, Schwarzenegger in originale è meraviglioso. Perché... Va bene, non ho mai perso l'accento austriaco in vita sua. I'll be back. Get to the chopper! Tra l'altro, solitamente, Arnold Schwarzenegger ha la voce di... Alessandro Rossi. I tuoi tutori sono morti. Sì. Ma non in questo film. Chi è? Chi è? Vediamo se ho detto una cazzata. Vediamo. Ma dovrebbe essere Glauco Onorato. Senta, mi scusi. Cosa c'è? Sto cercando il modellino di Turbo Man. Senti che è lui? Cosa da ridere? Oh my God! Senti che è Tonino. Sto cercando un Turbo Man. Un modellino di Turbo Man, esatto. Questi due stanno cercando Turbo Man. Secondo dove siete stati finora? Turbo Man è il giocattolo di Natale più venduto della storia. Ora mi ricordo perché era la mia scena preferita questa. Che c'è Tonino a colla. Sì. Ora deve pure esserci un Turbo Man da qualche parte. L'ultimo è appena uscito dal negozio. Una signora ce l'aveva fatto mettere da parte. Una signora? Sì. Quale signora? Ma sì. Una pellicina. Pellicina. Che forte. Fa molto più ridere in italiano. Sì. Per Tonino a colla. Però mi fa strano la voce di Arnold. E sì. In realtà, all'epoca, quando Glauco Onorato era in vita, lo ha doppiato tantissime volte. Anche in True Lies, forse? Sì. Mi ricordo da quando prendevamo le clip per Cotto e Frullato. Ah, beh, va, vedi. E quindi, quant'è che non mangi più cibi solidi? 17 anni. Oh, bello. Vedo che c'è una cosa che mi piace assai. Cos'è? Ma che colore è? Cos'è? Quel bianco intorno a me? Cos'è? Io mai starò sognando in guardia, Jack, ma cos'è? Bambini nella neve che giocano così, nessuno è sole e poi non c'è mai tristezza qui. Quel piccolo calore mai provato in vita mia. Le streghe nei fantasmi. Che se gli vuoi dire? È pur vero che siamo andati a prendere una clip dove canta. È un canto interpretativo sui movimenti, però abbiamo preso una clip dove canta. Renato Zero è stato bravissimo anche nel doppiaggio. Assolutamente. Pensa, molte volte nel doppiaggio italiano, tu mi insegni in quanto cantante, che
il doppiaggio ha una voce e il canto ne ha un'altra. In questo caso è il contrario. Renato Zero in italiano doppia e canta. In originale Jack ha due voci, una per il parlato e una per il canto. Ah, sì? Certo. I believe it was our most horrible yet. Thank you, everyone. Sai chi è che le canta? Chi canta? Danny Elfman. Ah, ah. Quando Danny Elfman ha scritto le canzoni per il film, le sentiva talmente sue che le ha scritte, le ha cantate tutto quanto, che ha detto io non ce la faccio a farle cantare a un altro. Te le voglio cantare io. Infatti se noi abbiamo la stessa canzone in originale. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? Molto simile il timbro. The streets are lined with little creatures laughing. Se noti, è leggermente più parlata in inglese. Sì. A livello di canto... Vabbè, ma che gli vuoi dire? È un grande, ha fatto comunque un cantato molto recitato, che ci sta alla perfezione. Poi quando vai a cantare qualcosa è quasi impossibile sbagliare il doppiaggio di un cantato, se poi l'adattamento e la metrica e tutto è fatto bene, perché vai a ruota con quello che senti. E deve essere stato difficile in adattamento mettere tutto in metrica per far sì che tutto avesse Confermo. Un senso. È un doppiaggio cantato, l'hai mai fatto? Poche cose. Non sono cantante come te, lui è veramente bravo, ragazzi. No, grazie. Dicevo che se l'adattamento e il testo è fatto bene è molto semplice. Col testo... Poi sai cosa? Qui è uno stop motion, quindi non hai un labiale molto marcato. Cosa che magari già capita con gli ultimi film Disney, no? Frozen, quelle robe lì che sono fatte, sono umani praticamente. Quindi il sync è perfetto. Qui hai alla fine un pupazzo. Magari delle O, delle U sono più marcate, però... Per quando faranno il live action di Hercules dovrai tenerti pronto. Non canti puoi... tu? No, canti tu. No. Non puoi non farlo tu. Ma dice che lo vogliono fare in verticale, in stile TikTok. Quel film? Vero. Ma no, te lo giuro. Quale film guarderete a Natale? Io guarderò sicuramente lo speciale dei Guardiani della Galassia. Non l'hai ancora visto? Non l'ho ancora visto. Aspetta Natale. E poi quello del trailer che abbiamo visto prima, di Spirited. Quello sicuramente. Il mio è Turbo Man, che poi neanche a casa mia non si chiamava Una Promessa è una Promessa. Turbo Man. Turbo Man. Hai doppiato mai dei film natalizi? Una marea. Quando li hai doppiati a livello temporale di mese rispetto a Natale? L'ultimo l'ho doppiato 2 settimane fa. E di solito i film natalizi si doppiano tra ottobre e novembre. Pensa che io ho doppiato dei film natalizi a maggio. Sì, anche a me è capitato. Ragazzi, questo era lo speciale natalizio. Ci vediamo l'anno prossimo con questo format. Bella per tutti. Buon Natale.